Salve a tutti, membri di Pokémon Ita, io sono Emonet. Siamo tornati su Pokémon Showdown con il solito amico Avvocato Cado. E in più il solito persona indesiderata. No, non è vero, non è più qua. Ah, ok, peccato, c'era anche Kijo, ma il solito persona indesiderata non ci sarà più. Bene, oggi vi presentiamo un team molto particolare perché è il team su Cuphead. Infatti tutti i membri sono dei boss che si trovano nel gioco. È vero, è proprio vero. I primi tre membri li spiegherò io, poi tocca al signor Imonet. Il primo è Werner Werman, conosciuto anche come quel topo che sta dentro al barattolo di pelati, insomma, cazzo che è. E però qua lo vediamo sotto forma del robot gatto che lo ingurgita nella seconda fase del boss. Qua adesso le grafiche ci spiegano un po'. Terza fase per la precisione. Beh sì, insomma intendo la fase in cui cambia aspetto, cioè hai capito, dai. Insomma, parlo di gatto, ve ne accorgete, no? Quando arriva quella fase. In ogni caso, Persian Alola, shiny perché assomiglia di più al colore di quel gatto lì, anche se alla fine mi piace di più nell'altro modo. Comfort perché così si butta un po' la difesa, è l'unica abilità figa che ha. Cioè, anche Technician è carina, ma noi non ce ne frega. E Foul Play, ripicca, Taunt, provocazione, Power Gem, gemma forte, qui prettamente per il fatto che pensavo che fosse debole a Charizard Mega Y, e quindi ho detto, beh, buttiamocela, può essere utile. E poi Monito, Parting Shot Monito, come cazzo si legge, che serve per fare un po' di pivoting, abbassare qua e là l'attacco speciale e attacco degli avversari, così da favorire il setup degli altri nostri attacchi. Livio Spread è questa roba qui che, vabbè, insomma, max HP circa 28 in difesa per far sì che Furcott porti a 326 la nostra difesa e il resto di speed, così superiamo un po' tutto. È un po' come un carino, ma mi piace molto. Altro membro super forte e la star del team è Sunflora, Kanye Incarnation, il fiorellone, quello che fa la danza con le mani, che ti fa i karate chop, bellissimo, il mio personaggio preferito. This match will get red hot. Here goes! Con Focal Nastro, abilità inutili tutte, quindi noi ci abbiamo Early Bird. E abbiamo Leaf Storm, ovvero verde bufera per fare danni ingenti, forse. Earth Power per colpire Heatran, Magneson, acciaio vari, insomma è figo. Encore, giusto per bloccare qualche Pokémon qua e là in qualche mossa e quindi favorire ancora una volta il setup dei Pokémon del nostro team. E Grass Whistle che è... Melodarba che sebbene abbia un'accuratezza, una precisione bassissima, 55%, ha il vantaggio di far sì che anche i Pokémon erba sullo scambio, a differenza delle spore, vengano addormentati, quindi figo. E niente, max HP, max petto d'attacco, un set di merda, ma noi lo usiamo così. Min speed 0 IVS, in modo tale da far sì che nel tricorn magari, nel tricorn avversario, possa trarne vantaggio. Poi il nostro terzo membro è Golurk, che rappresenta il robot del dottor Kass, il robottone malvagio, quello stronzo, forse il boss più bastardo del gioco dopo Dice, non lo so, insomma. È quello lì, figo. A great time is in time. It's on. Con Terremoto, Zeta Phantom Force, che fa parecchi danni, devo dire. Poi Dinamipugno, che è una mossa che trae vantaggio dall'abilità No Guard, nullo difesa, che colpisce al 100% delle volte, nonostante la sua bassa accuratezza, e confonde al 100% delle volte il nemico. Rock Polish per boostarci la velocità, e niente, set offensivo, max attack Adamant con max speed. La pecca di questo set, ce ne siamo accorti testando, ma non abbiamo voglia di cambiare perché tanto chi se ne frega, è il fatto che Phantom Force, se è una mossa da due turni, un turno si scompare in teoria nell'ombra e quindi si dovrebbe essere invulnerabile agli attacchi avversari. Peccato che la nostra abilità nullo difesa renda possibile all'avversario colpirci lo stesso. Questa è una grande merdata, ma questa mossa la useremo prettamente per la Z, quindi alla fine vabbè, tanto quel che non si batte con Phantom Force si batte con l'Axe di Dynamic Punch.
Vero, vero. Passiamo oltre, vediamo subito Calamaria, ovvero il boss sirena famosissimo di Cuphead, nonché il mio preferito questa volta. A brawl is surely brewing. Now go! Siamo un primarina choice packs, chiaramente molto offensivi, modest, max special attacks, max Caio. Speed. Surprise, motherfucker. Questa scena è epocale. Sì, va bene. Pregoti. La terrò. Che c'è, ragazzi? Stavamo registrando. Non lo sapete. Ciao ragazzi, ciao seguaci di Emonet, di Pokémon. Disiscrivetevi a Emonet, non è un bravo utente. Al video si aggiunge la spunta with Mr. Poké. Si aggiunge Mr. Poké che non era stato invitato, ma vabbè, ormai stiamo registrando, quindi chi se ne frega. Dicevo, questo primarina con ovviamente Torrent perché l'abilità nascosta non è ancora stata rilasciata. E abbiamo Moonblast, Hydro Pump, Psychic e Hidden Power Fire. Quindi dicevo molto offensivo. Passiamo al prossimo, ovvero Grim Matchstick, il drago che avrà sicuramente fatto sclerare tutti nella terza fase, immagino, perché dovete colpirlo al contrario. Good day for us. Well done. Che è Dragonite con la Loonberry, quindi per un turno saremo immuni a qualsiasi danno di stato, alterazione di stato, cioè abilità chiaramente multiscale perché l'altra fa cagare. E poi come mosse abbiamo Dragartigli, Extreme Speed, Fire Punch e Dragon Dance. Anche questo set molto offensivo, 252 attacco, max attacco Adamant e 252 speed e 4 speed F perché sì. L'ultimo, ovvero uno dei miei Pokémon preferiti, in quanto è Beedrill Mega, che impersonifica Rumor on a Bottom. This match will get red hot. And begin! Ovvero l'ape che noi andremo a sfidare nel grattacielo della terza isola, che ovviamente come strumento ha la bidrillite. Ma scusa, Avo, perché non hai fatto un bidrill normale? Perché dovrebbe essere normale? Perché gli metti sniper così? Ma che te ne fai di sniper? Meglio di swarm, anzi, sì, meglio di swarm. Meglio di swarm. Vabbè, come mosse chiaramente abbiamo Poison Jab, che è la stab principale di tipo veleno. Poi abbiamo U-Turn, che è mossa che ci dà momentum, e inoltre la stab principale di tipo coleottero. Poi abbiamo Fel Stinger, che è una mossa di tipo coleottero che nel caso in cui noi mandassimo KO un Pokémon avversario ci darebbe un boost di 3 in attacco. E infine Drill Run, perché colpisce Pokémon terra come Heatran. Ovviamente V massimo in attacco e massimo in velocità con 4 punti di difesa speciale. Cerchiamoci subito una lotta overused. Meme, ti consiglio di guardare... cioè di spectarci. No, io gioco con voi. No, non e c'hai. Sono un tempo. Ma no, non c'hai il team. Sì, cioè... che ce l'ho. No, nel senso, non hai l'account showdown. No, ma non siete sul più di cazzoni? No, siamo su Cuphead Deals with the Devil. No, che buffo che siete. Vabbè, comunque la password è sempre la stessa. Ah, ok. Allora, l'avversario è un team di merda, diciamolo. Poi magari ci batte, ma vabbè. Beh, non è che siamo team. Sì, in effetti. Comunque la sua lead probabile potrebbe essere Nihil, Lego o Uxie. Ragazzi, sì. Scrivetemi che non ho sbatto di scrivere il vostro nome su Find User. Ah, gli scrivi tu. Qua lui ci mette un Uxie, quindi potremmo tirare subito Taunt. Vabbè, perfetto. Sono le predicazioni. Ah, ok. Qua dobbiamo fronteggiare un Tapu Bulu che è incazzatissimo e quindi... Metti Dragon. Sei l'unico Pokémon che lo tiene più o meno. Qui... Ma non hai vinto? No, c'è un Rotom avversario. Ma tu hai la Lambert. Sì, hai ragione, quindi possiamo danzare senza problemi. È in campo. Ah.
cazzo, ha crittato, facile per lui, così. Per il nostro avversario. Oh, è un bravo utente. Molto forte. Però non ora vorrei sapere qual è il suo scambio su Beedrill. Io vorrei sapere, c'è Axato, sto figlio di Troia. Comunque. Ma i nickname non ci sono. Certo che ci sono. Io non li vedo. Li abbiamo spiegati fino... Porca puttana quanto danno fatto nei Lego. Vai nell'angolo in alto a destra, premi su Battle Auction e togli la spunta da Ignore Nicknames. Ah, è vero. Oddio, che bello. Tira la Z. Perfetto. Ah, volevi. Easy. Easy. Ah, dicevamo, il nostro avversario non ha solo un team di basso livello, ma fa anche giocate di basso livello. Beh, magari sì, vabbè, ma non ti metti a fare una stronzata del genere, a prescindere da qualsiasi cosa ti si aspettasse. Poi non gioco. Sì, sì, esatto. Potrebbe andare su Crobat, per Dio, però. Ma tanto Crobat è... Ok, va bene, crit. Ah, lo accettiamo noi. No, non lo sciotti, non lo sciotti. Ok, che cazzo dici? Ah no, aspetta, critico. Abbiamo crittato due volte di fila, no? No, no. È il culo della merda. Per un momento non so, ho sbagliato, mi sono sbagliato con la meccanica dei critici. Ok, lui chiaramente tira Sucker Punch perché è costretto. Potrebbe mettere Tapu Bulo, ma noi tiriamo comunque... Ma che cazzo di mossa è Iron Tail? Perché? No, no, uè, Maurizio! Caio. Maurizio, non ci sentiamo. È in produzione. Che è arrivato? Ah, è arrivato Maurizio, non posso vedere perché sto registrando. E quindi ci cerchiamo un'altra lotta. Allora, nuova lotta! Voi non avete visto nulla, perché ho censurato tutto. Vabbè... È arrivato ma Maurizio. Non tagli e poi sì, venire con il tarto. No. Io la taglio tutta e ora partiamo di Persian e gli tauntiamo Smeargle. Esatto. Che avrà Magic Cut. Ok, taunt comunque. Ma tanto... si taunt e poi Power Jam fa un botto di danno. Ah. Easy. Hai vinto. Sei super. Lo so. Sono OP. Complimenti, raga. Forse è il caso di riregistrare da capo, sai. Perché da capo? Perché devo buttare via mezza registrazione, tanto. Allora, tagli, punto. Non è che è così complesso tagliare. Ma in realtà sì, devo guardarmi due ore di video, poi. Vale. Ma sapete che la Blue Waffle è tipo una malattia orribile? Hai visto che play? Nice play. Intanto avevo usato Power Jam comunque per colpire Cloyster. Ma comunque, dicevo... Faremo guardare un suo video è una funzione, non so se avete notato. Allora perse l'offensivo, se ha pure congiura, in effetti non è così strano, è bello veloce pure, ti sfida la Twins, pensate. Ma cosa, come cazzo fa ad essere più veloce? Ok, sei stato. Ma che cazzo? Vabbè, ora switcherà. Possibile. Ma perché Scarf Thunderwave? Che senso ha? Com'è possibile? Ah ok, si è resettato le stats. Il problema è che lui è... Ah ok, no, non è... Sash, quindi muore. Ok, muore. Goodbye. Goodbye man. Adesso chi entra? Penso... Dopo Coco. Oppure... Ha buttato via il Cloyster. Vabbè, mettiamo il counter. Il counter fino a prova contraria. Dynamic Punch perché ci cerchiamo un po' di Axe. Zero Dynamic Punch. Fai le confusioni qua. Oh. Ma che cazzo! Avalanche, nice set. E adesso addormentiamolo. No, okay. No. Giochiamo seriamente. Qual è il suo scambio su Hydro Pump? Pump? Nessuno. Cioè, scherzo Smeargle. Golurk. O lo si gioca con Rock Polish o non lo si gioca proprio. E infatti avevamo Rock Polish. Noi avevamo predetto l'Avalanche. Cioè, in realtà no, perché sennò non l'avremmo attaccata bene. Noi avevamo sperato che si confondesse. Che si colpisse. Che si colpisse. Comanda il counter. No, non è il counter, lo sai vero. È il counterissimo. Cioè, in realtà è Tapu Koko che ci countera, perché è l'unica mossa utile che. Se lui vedi, sì. Gli abbiamo fatto sprecare la Z, facile. No, comunque, se lui adesso mette la luce per settarsi,
mette il terreno, cos'è? Non lo protegge. Vabbè, è Beedrill. È per counterare Beedrill, incredibile, quick attack per Beedrill. Ma sto qua, no, tra l'altro è Wild Charge Z, tipo. E Galvanize. Perché ti erano? Ma chi è che ma sei stupido? Ma non pensavo mettesse a Lucia così proprio a prendersi un Poison Jab. Un Poison Jab è sempre il posto migliore. È stab. Ah cazzo, è vero, l'avversario. E Coco è anche folletto. Mettete il giorno. Dislike immediately. Mamma mia, tanto abbiamo vinto con Dragonite, e credo. Non hai vinto con Dragonite? Perché c'è anche tutte le win condition? Dragonite ora vince, zitto. Lui non ci uccide in un colpo, credo. E tu in difesa, non lo tocchi, non lo scalpisci. Sì, Dragon Claw, lo uccide, zitto. Dragonite, pensate che devi ritardo. È una Aulucia, non può vincere. Visto, ve l'avevo detto, OP. Bel play. Adesso Coco mi sa che ci batte, però noi giocheremo in modo figo, quindi è scarso questo. Sì, lo so, quindi gli rimetto di nuovo lui. No, Willow Wisp, ma... Questo è il God set. Dico io, questo è il God. Ok, quindi Primarina immagino che si prenda una kill. Ah, ma lui sacca proprio così Smergol? Ah boh, allora va bene. No, parte shot così. No, ma tanto gli rimaniamo in campo così. Lui sacca Smergol in questo modo stupido e noi vinciamo. Ma se adesso è furbo butterebbe. Ma tanto ha perso, non può far nulla. Beh, no, Coco vince, mi sa. No, come ci butta giù Dragone? HP Ice. Ma è fisico. Ha mostrato Quick Attack, non ha HP Ice. Cioè sto qua, Wild Charge, U-Turn, Brave Bird e Quick Attack. Sì, anche se di solito c'è anche HP Ice nel set. Al posto di Quick Attack. In realtà però... potrei anche usare Parting Shot. Ok, non ma usa Parting Shot, sì. Sì, è quello che volevo fare prima di rimanere paralizzato. Vabbè, almeno lui ha preso un po' di recoil, quindi io potrei tirare o Fire Punch o Extreme Speed. Fa più male Extreme Speed, quindi nice. E muore. Perfetto, altra lotta. Dov'è finito Avo? Ok. Sono cado. Caio, questo video. Vai. Allora, lui potrebbe lì dare di quel coso che salta le rocce. Ragazzi, like soltanto per l'entrata scenica. Soltanto per quello un bel like. Mi è piaciuta più di tutto il resto del video. Ok, perfetto, non può utilizzare amnesia. Fantastico. Però qual è il problema? Qual è un Pokémon che tiene Slowbro? Sunflower. Aspetta. Voglio fare la play. Dai. Bob, ma sarebbe morto. Ma l'avversario gioca col culo. Ok, abbiamo il sack. Grazie. Easy. Earth Power. Tank. Sì, però amnesia Slowbro no, assolutamente. Ma cioè, cos'è? È cancer. Ma non è cancer, è merda e basta. Cioè, proprio quella sciolta che quando mangi tanta cioccolata, tipo, che va in diarrea. Quella, ecco. Il problema è ora se usasse U-Turn e mettesse Ferroton, non potremmo levarci le rocce. Ma non è un problema. Infatti sì, cioè un team con Dragonite e Beedrill senza lo spinner è una scelta intelligente. Ma guarda che avevamo scelte a tema da fare, quindi non potevamo tanto mettere dei default. Cioè l'unica cosa era mettere Mandibuzz, ma Avo dice che non ci somiglia. Allora Dragonite in Prada Fog? Sì, ma non ha senso mettere Dragonite. Salute. Va bene, non ha senso. Forse sì, The Fog Roost. The Fog Beetle. Nice. Tu non impara? Certo. Eccolo. Al posto di Fistinger. No, Fistinger è l'unica mossa che ci fa vincere. Ma no, è una mossa di merda. Ma non è vero. Cioè, sì, è vero, però. Tu sei. Che palli.
Quanti tagli dovrò fare? Almeno l'ha imparato da editare un po' anni e anni di editing brutto. Ah, però mi ha stupito che ha guardato tutto il video scorso. Bravo, bravo. Io sempre li guardo il tuo video fino alla fine. Io i tuoi quasi. Io qualche volta salto i tuoi perché sono tipo un'ora di live. Non ci metti gli intercalari divertenti, tipo, che succede, amico? Che succede, amico? È bellissimo. Ci stavo un casino. E ora, tipo, che l'ho appena detto, metterò di nuovo la clip di Bugs Bunny che dice, che succede, amico? Che succede, amico? E ora la metterò di nuovo. Faccio. Sì. Yes. Cosa che mi piace di più nei video di Emulet è l'inaspettatezza delle cose che accadono. E via. Sì, ad esempio un Maramar che uccide 8000 Greninja. Figo. No, vabbè, quella me l'ha dato a Volidea. Infatti si sente anche. L'inaspettatezza è con cui annuncia ogni cosa che editerà e lascia la video il momento in cui lo annuncia. Così la gente si aspetta l'editing. No, non è vero. Tu ti aspettavi il M che succede, amico. Che succede, amico? Dopo che me mi ha detto quella roba là? No! Sì, ma l'hai spammato nel gruppo WhatsApp. Ah, è vero. Sì, no, vabbè, quella era un'anteprima per voi. Vabbè, ma per voi che avete registrato con me ci sta. Vabbè, ma non c'è l'hype. Scusa. Qua il play è andare di Sanflora e addormentare Gliscor. Sì, anch'io lo pensavo. Facciamolo. Che succede, amico? Che succede, amico? La spammerò. Oh cazzo. Porca puttana, è questo? E ma siamo se esce, permettiamolo. Va bene, chi dorme? Non piglia pesci. Ah, grazie. Dai. Ti prego, dormi. Fatti. Non l'ha pensato, perché non l'ha pensato? Guarda che abbiamo la maschera. Adesso è morto. Lupo in questo momento. Beh, direi che ora puoi anche morire in pace, Cagni e Carnation. Che ha killato tutto Cagni e Carnation, che non gli fa. È un lupo in questo momento. Va bene. Cagni e Carnation ucciderà 20 volte. Esatto. La domanda è, qual è lo scambio? Primarina? Forse. Si prende un bordello di danno e sicuramente avrà Saladin. Avo, help me! Non idea, sacchiamo il Pokémon più inutile, ossia. Non ce ne sono. Persian, che fa? Persian batte Mimikyu. No. Messi è folletto e Mimikyu. Ah, ok, sì, Extreme Speed, ci sta, non dobbiamo saccare nulla per fortuna. Minchia, Fire Blast, quanto danno fa. Beh, goodbye. Cavolo, che avevi molti sky. Sì, appunto per quello ho detto quanto cazzo di danno fa. Mettiamo Primarina qua e prendiamoci una kill. Sì, ci sta. Anche di Moonblast, oh cazzo. Ci uccide con terremoto ora, eh? Oh no. No, perfetto. Perché non Hit Pump? Perché siamo sotto sole, forse? Sì, ma fa danno di Moonblast. Ho capito, ma deve colpire. Beh, non è il caso per perso, quindi yeah. No, non è vero, full play. Lo uccide abbastanza tanto. Una volta sono morto. Una volta, col barcone. Secondo me è Scarf lui. Ok, sì, è Scarf. Ok, è Scarf. Va bene, possiamo. Perché non vedi? Ah no, scherzavo, ho fatto bene. La domanda è cosa tirare ora? Non hai capito la tirano Polish, tira terremoto. No, Dynamic. No, Dynamic Punch non colpisce cosa, Mimikyu. Terremoto, Mimikyu. La Z a caso. No, faccio terremoto. Cristo de Dio. Visto la Z tremenda. Tira la Z, tira la Z. Ora tiro la Z. Palle, madonna, ma pensavo mettesse Mimikyu davanti alla palese mossa lotta. Goodbye. Beh, però sappiamo che quella è Dragon e Scarf, non che ci serva molto. Mimikyu in teoria vince. Bene così. No. Perché ora se lui fa Drag, esatto, Dark Pulse, noi possiamo se mettere... Se Shadow Claw Crit ha vinto. Ma anche no, se Shadow Sneak Shot Beedrill ha vinto. Ma che play è secondo te usare Troll Play? Pensavo mettesse Mimikyu. Ma perché ci ha flinciato? Ma che schifo. Dai, sacchiamo la win condition anche questa volta. Bravo, bel lavoro signor dottor professor.
Il play è tirare fire. Ma cosa? Ma cosa? Ma non può rimanere in campo così. Tu cosa stai facendo nella tua vita? Ma non può rimanere in campo così. Era palese la mossa drago. Deve mettere Mimikyu. La cosa palese in tutto questo è che tu sei tardo. Abbiamo perso. Esatto. Ma no, la play era mettere perso, ma sai. Nice! Cosa cazzo è successo? non ho capito. Se non avessi. Mi sa che abbiamo vinto. No, sì, ha misplayato lui. Ma che cazzo? Ha misplayato. Veramente. Cioè, no, avevano un attimo di merda, ecco. Evviva! Sono troppo forte, abbiamo vinto. Grazie, no, a me. Sì. Grazie a me. Questo qua potrebbe partire assolutamente di Ferroton. Quindi Sanflora. O di cosa? No, no, Sanflora non batte Ferroton. Invece di ogni primarina che batte Greninja, batte Landorus, batte Ferroton, batte Toxapex, batte Dragonite. No, Toxapex non lo batte in un po'. Bipsizing Crew. E lui non ci tocca, quindi Partiamo veramente di primarina? Beh, dai, di sì. Volevo partire di Ferroton. Qualcosa si incassa un muro. Non rischiamo il gunshot. Direi di no. È femmina. Quindi è Protean. Quindi è Psychic diretto, dai. È femmina, quindi è Protean. Ma non ci sciotterà mai. Sì. Ma la Wincon. Ma cerchiamo il popolo che batte tutti gli altri. Perché no? Ma tanto cosa facciamo su Greninja Protean? Cioè, ci inculiamo. Buttiamo persa a questo punto. Ma perde. Cioè, io te lo butto anche, però. Questo? Nice take. Adesso si fa U-turn. Ah no, potrebbe anche essere Scarf. Sì, è Scarf. Visto? Nice take. Scarf pronto. Fatti un shot, vero? Perfetto. Bravo. Adesso buttiamoci primarina. Oh, anche quello che è meglio. Vero, molto vero. E confondiamo. Cominciamo così. Senti, Terremoto. Fine. Bravo, bella giocata che mi hai bravo fatto. Bravo giocato, bravo. Io volevo fare dinamico. Rock Polish, dimmi che non è così. No, ho tirato Terremoto, ma... No, io avrei tirato Dynamic Punch in realtà. Anch'io. Io no. Perché prevedevo un Ferrothor. Vabbè. Questo Landorus ci setterà le rocce. Beh, in realtà potremmo utilizzare la Z. No. O buttare prima sulle rocce e prendere un kill. Poi io torno. Ok, è Scarf. Oppure Scarf. No, Scarf nel dubbio. No, è Scarf, Per forza. Sulla base di Scarf. Sulla base che ha un Ferroton per settare le rocce, quindi per me è Scarf. Setta anche il punto. Ma Hydro Pump potrebbe uccidere. Non è che possa. Easy. Cioè potrebbe nel senso che potrebbe mettere. Ok, perfetto. Esatto, per quello. Potrebbe anche perfettare. Maurizio ci ha abbandonati. E da un po' anche. Ah, davvero. Quello prima questo? È lui, no, non è lui. È lui, sì, è lui. Cosmirkol, Lele. No, forse no. Forse non ha la Kazam. Allora, lui è Scarf. Ok, non è forse Scarf. Non è lui. Non è Scarf. Non lo so. Quindi sta andando di Moonblast. Quindi buttiamo Beedrill, no, perché ci muore malissimo. No, di Moonblast no. È un rischio. Non muore, però si prende tanti danni. Lo facciamo. Lo facciamo. È Berserk. È Berserk. Ok, no. Vabbè, facciamo U-turn. Madonna, ma come puoi rimanere in campo davanti a un... Vabbè, sacchiamo. No, cioè, buttiamo... sacchiamo un cazzo. Tanto lui fa delle giocate stupide. Cioè, più di quelle che faccio io, quindi... easy. Ma io sarei... bravo, aiuto. Aiuto. Ho tanto una sega. Comunque, non so se ti sei reso conto che l'hai ucciso solamente... Perché me l'hai detto tu di far count. L'ho detto esplicitamente. Taunt una sega, ho detto. Quindi taunt una sega vuol dire che non devi usare taunt. No, tu, perché ti giuro che metto in loop la parte in cui dice fai taunt. La metto in loop, la metto in loop tipo fai taunt. Sì, e poi ho detto taunt una sega. Troppo tardi, non fare taunt. 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 Troppo tardi, mi dispiace. L'ho triste così. Moonblast comunque le skin di faranno sì che le tue parole sembrano dire quel che lui vuole.
No, l'ha detto veramente, che cazzo. Vabbè, questo Metagross potrebbe essere un problema. No, 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 Beedrill. Rock Polish comunque. E solo abbiamo perso. Perse un Regis. Sì, esatto. A meno che non abbia Ammerarm, ma diventerebbe più lento. Ma perse. Ok, scusa. Dovrebbe reggere un Metagross. Beh, a meno che non sia Allot Pummeling. Potrebbe essere Stilium Z. Sì, Stilium Z. Ma perché Stilium Z? Perché no? Non ho mai visto Corkscrew Crash in vita mia. Oh, perché? Beh, su Escrew sì, si usa. Per Dana si usa su Bagheera, si. L'ho visto usare da qualcuno su Metagross. E su Escrew. Cosa ha voluto dire il play della casa? Staccare Snorkel così, è facile. Ah, aspetta, Night se noi siamo. Vabbè, non importa, anche se. Cioè, Icy Wind non ci shotterà mai. Cioè, no. Sia, prendiamo danno neutro. Easy, 6-0, sto team è troppo forte. Basta, abbiamo vinto. Io. Ne facciamo un'altra? Ah, sì, dai. Perché siamo a 1309? Siamo davvero a 1300. Ma l'abbiamo appena creato sto account, com'è possibile? 1329. Road to top 10 with Amonet and. Ma magari non questo con sto team. Ah, iniziano ad arrivare un po' i team più seri. Avo, aiuto. Cosa potrebbe mettere? Boh, il leader. Per me tra di. Tauntiamolo, eh. Certo che lo tauntiamo. No, certo che lo tauntiamo. Assolutamente, anche fosse Scarf. Ok. Certo, lì chiamo, assolutamente. Danneggialo con Folk. Adesso. Certo che lo danneggiamo con Folk. Ah, sì. Nice damages. Ma perché deve fare così tanto con Yuto? No, c'è Rocky Hand, ti dimentico. Ho capito. Rocky. Che palle. Adesso. Non vi parlate sopra, non si capisce un cazzo. Cioè, morto l'anno, Beedrill lo sfonda. Magiana però sfonda noi. Beh, di solito Magiana in questi generi di team è Assolvest, però non possiamo rischiare, quindi tanto. Sto male. Era tantissimo Assault Vest, guarda. Tanto Assault Vest da utilizzare Shift Gear. Ok, di no Assault Vest, ma tiriamo Taunt per non rischiare. Quindi succhiami lo scroto, il play è giusto. È ovvio che Taunt fosse giusto. Ora, sacchiamo Sunflora. guarda, ora qualcosa dorme. Qualcosa dorme. Tira Ivy, ma non kill. Sta vedere. Tiriamo Grass Whistle e mandiamola a dormire perché ci dà troppi problemi, magari. Se mettessi no, Clefable. Lando, ti prego, Lando, una volta perché lo visto mai? Metto cioè, non che c'è medici al posto. Metto Calamaria? Cosa? Ah no, Listorm, ok, va bene, avete fatto voi. Forse dobbiamo colpirne un altro. Ok. No! Ha settato le rocce. Le rocce sono un po' un problema. E anche quel medici ha un po' un problema. Quindi noi metteremo a Nanna qualcun altro. Spero metta la Ghiarna per settare Shift Gear. E noi lo. Possiamo ancorare. Ancora è molto forte qua. Nice. Vai, grande. Adesso Grass Whistle addormenta qualcosa. Vedi che è broken questo set, OP? Sì, sì, certo, ma più che altro è l'avversario stupido che si setta davanti a un Sunflora. Già, chi è che non si aspetta ancora Sunflora dopo tutto? Qua dobbiamo rischiare. Dobbiamo rischiare perché non gli facciamo danni assolutamente. Ti prego. Resto a dormire. Per forza deve restare a dormire, dai. Fatta con un Ice Beam. Parte ancora. Certo che ci one shotta, ma tantissimo. Ah, è sì, vero, sì. Zeta. Ovvio, Zeta. Muori. Ma sicuramente. Forse usava Protect in previsione di uno Swing. No, non tanto muore danno. Comunque. Cioè, muore il turno dopo di terremoto, non è un problema. Vedi che questo è qui. Work da te, è strano, ma work. No, assolutamente no. Non può workare, dai, su, cioè, facciamo i seri, cioè, c'è Sunflora, Ha mai perso su team? No. Sì. Sì? Tante volte. Ah, mentre non c'ero, forse. No, vabbè, io non ho parole, però. A parte che hai jump kick non lo devi tirare se l'avversario c'ha un Pokémon Spettro. È la regola. L'abbiamo tolto, quindi penso sia acciaio. Cosa? Raga, 27 mi sembra un buon. Minchia, 1349. Cazzo. Cioè, è buono.
Sì, direi che basta, quindi facciamo i saluti alla fine del video, ovvero... Sì, dai, perché no? Che hai detto? Salutiamo! Va bene, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione, iscrivetevi al loro canale che ormai metto in descrizione da più o meno 3 o 4 video e... Esatto! E mi dispiace volete... perché non era abituato a essere nei video, ma magari in questo momento lo vedremo, più o meno. Sì, sì, ormai è parte del nostro gruppo, quindi spammeremo Maurizio in ogni video. Esatto, Maurizio Spam. Maurizio Spam! Un'idea per un team, Maurizio Spam, me l'ha data lui. Ha detto di utilizzare i Pokémon con i soprannomi dei Fakemon che ha inventato lui e che... Ed effettivamente il team si chiamerà così. Perfetto, abbiamo il titolo per il prossimo video. Benissimo. Grazie a chi? Grazie al sobo Mr. Pokémon. No, grazie a Maurizio, perché è lui che mi ha dato l'idea. Quindi iscrivetevi al canale di Maurizio anche se non ce l'hai e ciao ciao. Addio. Ciao. Caio.